La Casertana torna a sorridere nel derby contro la Paganese e in guai a proprio i cugini azzurrostellati. Cade anche la Juve Stabia sul campo di una delle squadre più in forma del momento, il Cosenza, mentre rimane tutto inalterato in vetta. Questi sono i temi di Focus Serie C. Buonasera ovviamente a tutti. Parleremo di questo turno di campionato, il 14esimo, ne parleremo con Luca Esposito, che ho rimesso in piedi dopo la settimana. Adesso bene, buonasera. Adesso è meglio. Sì, la schiena tutto a posto. Buonasera a te, buonasera a tutti i telespettatori di 8 Channel. E insomma, ci ritroviamo dopo una settimana importante. Come detto, i temi sono tanti. Avremo anche l'opportunità di poter sentire il presidente della Juve Stabia, Franco Magnello, che ci dovrà dire qualcosa di importante, ma comunque farci capire anche il momento della formazione gialloblu, capace di risultati in successione. Poi va a giocare sul campo del Cosenza, cede di colpo, di schianto, ma comunque i gialloblu restano ancora formazione da playoff. Come al solito, cominciamo però con i risultati di questa 14esima giornata, con la sfida tra Catania e Catanzaro che si è conclusa sul punteggio di 1-0. Virtus Francavilla Acragas 2-0, Casertana Paganese come detto 3-0, Cosenza Juve Stabia 1-0, Andria Bisceglie 0-0, Matera Trapani 3-3, l'ennesimo suicidio del Trapani che è capace di sciupare un vantaggio di 3 reti. Poi Monopoli Rende 0-1, Racing Fondi Sicula Leonzio 2-1, Siracusa Lecce 1-3, ha riposato la Regina. In virtù di questi risultati la classifica vede ancora il Lecce in vetta con 33 punti, Catania con 28 che insegue, Trapani 25, Siracusa 23, Virtus Francavilla e Monopoli 22, Rende 20, Matera 18, Juve Stabia, Regina 17, Bisceglie 16, Catanzaro e Cosenza 15, Sicula Leonzio e Racing Fondi 13, respira la Casertana che lascia l'ultimo posto della graduatoria e sale a 12 punti, Fidelis Andria e Paganese a 10, Acragas che chiude mestamente la graduatoria con 9 punti. Allora Luca, cominciamo subito, prima di entrare con le prime schermate dei top e flop di questa giornata. Dobbiamo per forza parlare di questo derby che ha ridato il sorriso alla Casertana e mentre lo ha tolto ad una Paganese che continua invece a non sorridere. Sì, derby a fore nostro da una classifica interessante, livellato molto verso il basso. Vedi le tre squadre che abbiamo detto, Lecce, Catania e Trapani sono lì sopra in, cioè sono nella zona alta della classifica, anche se Lecce ha qualche punto in più, mentre nella zona però bassa, però Lecce deve ancora osservare il turno di riposo. Certo, il turno di riposo, e mentre nella zona bassa, dalla Sicula Leonzio in giù, erano più o meno queste le squadre che avevamo già pronosticato. Chiaramente fa specie il Siracusa vederlo nel quarto posto in classifica insieme al Monopoli, mentre il Francavilla non è più una sorpresa, la delusione forse è il Cosenza fino adesso. Ritornando al derby di Caserta, chiaramente è stato un derby dove penso non c'è nulla da dire, ha vinto nettamente la Casertana 3-0, non ci sono alibi per la formazione azzurrostellata che deve iniziare adesso a guardare bene in casa, bisogna vedere un pochettino cosa devono fare, nel senso che non è possibile, uno può perdere chiaramente contro il Catania, ci sta, però questi scontri fratricidi nei derby dove praticamente tu non riesci a anzi ne esci anche con un passivo abbastanza pesante, 3-0 dove non ci sono scusanti. Adesso bisogna lavorare perché l'avevamo già detto, la Casertana, questo non significa che adesso la Casertana, avendo vinto il derby, è sta apposta, quindi voglio dire, no, la Casertana a Caserta urgono rinforzo, soprattutto in attacco, è il reparto in cui sicuramente Martone e la presidenza, la società, penso che faranno a gennaio, penso nel prossimo, opereranno nella prossima finestra di mercato di gennaio, mentre la Paganese, ahimè, c'è, io l'ho visto più volte quest'anno a Pagani, ci sta davvero tanto da lavorare, difesa inguardabile,
attacco, qualco, ripeto, scarpa, che, no, anche se ormai scarpa non gioco più in attacco, ma fa la mezzala, in attacco ci sta, voglio dire, questo giocatore, ah, si aspetta ovviamente Fabinho, però chiaramente non si sanno ancora le condizioni fisiche del calciatore. Cominciando a Si diventare un pensava, oggetto misterioso oggetto questo misterioso, Fabinho. si pensava che a ottobre potesse essere già disponibile, non lo è stato, non si sa cosa abbia effettivamente questo calciatore. E ovviamente ci sono Cesaretti, che comunque è un calciatore che comunque sta facendo bene, è un calciatore che sotto porta difficilmente sbaglia. Regolandi è un altro buon calciatore, però chiaramente manca un po' dalla cintola in su qualcosa, il centrocampo, qualche centrocampista che fa girare palla, quindi, ma soprattutto bisogna correggere la difesa. La difesa davvero prende gol davvero assurdi a volte. Difesa che poi è stato il tallone d'Achille di questa Paganese, che ha cercato giocatori fino all'ultimo giorno di mercato, ma piove comunque sul bagnato in casa azzurrostellata, che per la prossima sfida contro il Racing Fondi dovrà fare a meno di Imperio Carcione, fermato dal giudice sportivo per un turno. Parliamo di una gara delicata contro il Racing Fondi, che invece è in netta risalita, però comunque parliamo di uno scontro diretto. Dovrebbe mancare anche Bernardini per un problema al ginocchio, mentre Favo può sorridere perché recupera Gomis, che è stato fermo per 2 settimane per squalifica. Dovrebbero recuperare anche Diniello e Picone, per cui diciamo che ci si presenta comunque ancora in cerottati, ma con qualche elemento in più. Non sono ammesse più scuse. Cioè, adesso col Fondi bisogna vincere sabato, bisogna fare 3 punti, la vittoria che manca ormai da diversi mesi, anzi da quest'anno, dallo scorso campionato, bisogna imperativo, l'imperativo è vincere. Perché se non dovesse fare risultato, veramente il Fondi, che se voi pensate era l'ultimo posto in classifica, le prime 5 giornate 0 punti, adesso addirittura è al di là, fuori dai play-out addirittura. Quindi, ha lavorato bene, hanno fatto gli accorgimenti poi nel mercato di svincolato, hanno preso dei calciatori comunque funzionali e i risultati si stanno venendo. Quindi la Paganese deve cercare in questo di vincere e poi al limite sperare che altre squadre facciano di meno, proprio per lasciare questa zona che inizia a diventare pericolosa. Zona che inizia a diventare pericolosa, soprattutto perché le altre squadre stanno cominciando a correre, non velocemente, ma con un passo sicuramente diverso rispetto a quello della Paganese. Allora, cominciamo con la nostra serie di schermate. Partiamo ovviamente dalla top di questa settimana. Abbiamo individuato, o meglio, Luca Esposito ha individuato un fratello eccellente tra i migliori di questo turno di campionato. Top è stato votato sicuramente Giovinco del Matera. 2 reti importanti nella rimonta del Matera contro il Trapani. Lo ricordiamo, il Trapani era in vantaggio di 3 reti. Poi, trascinato da Giuseppe Giovinco, il Ha Matera fatto 2 gol su rigore, uno al 45esimo e al 90esimo. serve anche coraggio per Certo, questo, non è per facile, poter tirare non è facile. 2 calci di rigore in questa maniera. Ma comunque Giovinco è stato il protagonista, ha regalato almeno un punto alla banda di Gaetano Auteri, che evita il KO contro il Trapani e soprattutto fa uno sgambetto allo stesso Trapani, che poteva avere 2 punti in più ed avvicinarsi alla vetta della graduatoria. Mentre tra i flop, ne abbiamo parlato abbondantemente, evitiamo di andare ancora avanti, ma tra i flop sicuramente rientra questa Paganese, che è stata capace di prendere 3 reti in 38 minuti dalla Casertana senza mai riuscire a reagire. Una classifica che si fa molto complicata per gli azzurrostellati, ma soprattutto non sembra esserci un margine per poter risalire questa china. Una squadra che, lo ricordiamo, ancora non riesce a sfatare il tabù casalingo, e solitamente le salvezze si riescono a costruire tra le mura amiche, per cui Paganese che va sicuramente dietro la lavagna per Luca Esposito, almeno in questo turno di campionato. Cominciamo però ad entrare in quelli che sono i temi di queste 3 formazioni campane, ma prima ci guardiamo le immagini, ci guardiamo il derby tra Casertana e Paganese e ci guardiamo anche la sfida tra Cosenza e Juve Stabia. La Casertana ha aspettato la Paganese per tornare al successo casalingo dopo oltre 2 mesi. Gara senza storia, i falchetti hanno dominato in lungo e in largo, trovando 3 reti e sciupando tante altre occasioni, specie nella prima frazione di gioco, che però si è chiusa senza gol. Le reti tutte nella ripresa. Al primo giro di lancette ha aperto le marcature al Faghem.
Il gol ha spazzato via la Paganese, che al decimo ha subito anche il raddoppio casertano siglato da Carriero. A chiudere il match il tris siglato da Marotta al 35esimo. Casertana che lascia l'ultima piazza e in guai ai cugini. Lampi di continuità per il Cosenza che batte anche la Juve Stabia e continua la risalita in classifica. A decidere la sfida la rete di Bruccini all'alba della seconda frazione di gioco dopo un doppio rimpallo sulla linea di porta stabiese tra Nava e Branduani. Si ferma a 5 la serie positiva delle Vespe che comunque restano in zona playoff. Abbiamo visto il KO della Juve Stabia sul campo del Cosenza. Luca, però non ne parliamo di te, ma come detto ne parliamo con il presidente Magnello che è al telefono. Buonasera presidente. Buonasera, buonasera a voi. Buonasera e benvenuto. E allora, questa serie di 5 gare si interrompe sul campo del Cosenza. Forse, al di là delle big di questo campionato, la squadra più in forma di quest'ultimo scorcio di torneo. Sì, tutto giusto, però se guardate le immagini, quando segna il Cosenza c'è il guardalinee che da qualche secondo c'è la bandiera alzata. Allora qualcuno mi dovrebbe spiegare se quando il guardalinee alza la bandiera se non si interrompe il gioco. Questo fa il paio con un rigore eclatante non concesso a Morero contro la Virtus Francavilla, con l'annullamento del 2-0 in quel di Matera, dove per quanto concerne noi il fuorigioco non c'era. Allora il concetto è questo. Secondo me bisogna fare veramente una seria riflessione. Poi c'è capitato anche l'eliminazione dell'Italia, veramente qui c'è da rifondare tutto. C'è da rifondare tutto. Noi veniamo da ingiustizie abissali. A Bassano ci fu annullato un gol regolarissimo e ci battettero fuori dai playoff. L'anno scorso con la Reggiana, dopo la partita, il designatore Giannoccaro, il presidente della Lega, mi dissero che il gol era regolare, però non ci fu dato e fummo messi fuori dai playoff. Quindi a un certo punto o mettiamo arbitri all'altezza o onestamente non chiamiamoci professionisti, chiamiamoci dilettanti, ma magari così non ci vogliono neanche i soldi che ci vogliono per portare avanti un campionato di Lega Pro. Indubbiamente una serie di situazioni elencate che comunque sono andate contro la Juve Stabia, però a questo punto io chiedo al presidente, possiamo solo parlare di incompetenza di classe arbitrale? Come si può risolvere una cosa del genere? Ma io dico, guardi, ci sono le immagini, io non è che lo dico io, per l'amor del cielo me ne guarderei bene, ci sono le immagini che testimoniano quando detto da me. Io non so se è incompetenza, se è cattiva fede, certamente, guardi, certamente, cioè, per me Bassano e l'anno scorso Reggio non è incompetenza, là non è incompetenza. Poi la cosa bella è che a Bassano l'arbitro fu anche promosso, quindi, ma ripeto, sono cose che io sostengo con il supporto delle immagini. Allora, se c'è il professionismo, facessero la cortesia, invece di mettere tanti delegati UEFA, commissari, che secondo me servono a poco, anche in Serie C possono mettere una persona che guarda le immagini di SportTube e quantomeno le cose più eclatanti ci può porre rimedio. Assolutamente sì. Poi presidente, possiamo anche aggiungere a questa serie di situazioni anche quel pizzico di sfortuna che poi rende la gara ancora più nera. Noi lo ricordiamo, la Juve Stabia ha perso Simeri per una caduta all'interno del sottopassaggio prima della partita, un dolore. Stavamo perdendo anche il medico sociale. Insomma, quando una partita deve andare in un certo modo, insomma, non c'è altro che si possa fare. Quindi un giocatore che poi stava, Luca, trascinando questa Juve Stabia, perderlo in questo modo per una caduta sotto il sottopassaggio, una botta alla schiena, quindi tutto è andato nel verso sbagliato.
Eh sì, quando si deve mettere, c'è anche la sfortuna, anche se, ripeto, bisogna solamente, io al presidente, anche all'allenatore Fabio Caserta, bisogna fare i complimenti, comunque una squadra ricostruita, i 7 undicesimi, diciamo, nuova, giocatori, ecco, nell'ultimo giorno di mercato hanno preso 2 giocatori importanti, come Canotto e come Simeri, giocatori che comunque, Simeri per adesso sta facendo un buon campionato, è un giocatore che lo scorso anno ha fatto tanti gol in Serie D, è un tesserato, è un giocatore del Novara, e quindi sicuramente manca qualche punto a questa Juve Stabia, perché ricordiamo la Juve Stabia nelle prime partite ha dovuto giocare al Pinto di Caserta, perché proprio non era disponibile il terreno di gioco. Abbiamo fatto fino a questo momento su abbiamo fatto 8 trasferte, 3 in campo neutro e 2 a Castellammare, quindi per l'amor del cielo, certo. Ma sono d'accordo con Luca che, consentitemelo, è un grosso esperto, specialmente di questa categoria, e quindi sono contento che lui faccia queste valutazioni, anche perché abbiamo ridotto di molto il budget, ma che comunque io sostengo sempre è una lega non sostenibile. Hai voglia il Modena, quest'anno ne usciranno altri 6 o 7, perché purtroppo non ci sono introiti, signori. I presidenti della Lega di Serie A pensano solo ed esclusivamente a come dividersi il bottino delle televisioni, e questa è la fine che ha fatto il calcio italiano dal 2006. Presidente, se la può consolare anche la Serie B, le società sono tutte indebitate. Ma infatti Luca, perché se diciamo dividono i soldi in quel modo, onestamente, ma il povero Benevento in Serie A, ma come dovrebbe fare concorrenza a chi prende 100 milioni di diritti televisivi? Spiegatemelo, cioè, qualcuno me lo dovrà dire questo, cioè questi non fanno altro che litigare solo su questo, e veniamo eliminati dalla Svezia, signori, dalla Svezia. Ma quando mai la Svezia ha giocato a calcio? Cioè, secondo me proprio è tutto da rifare. Possiamo dire, Presidente, che siamo arrivati praticamente all'anno zero. Io l'ultima cosa che voglio chiederle a questo punto, anche per stuzzicarla un po', ma verso non chi... Troppo, perché io non è che sia dolce di sale, quindi mi raccomando. No. Volevo solamente sapere verso chi bisogna puntare il dito per questi ritardi ai lavori al Menti. No, onestamente più o meno si sapeva. Ragazzi, è la burocrazia in Italia, ma noi abbiamo in questo momento 2 gallerie chiuse, le gallerie che portano in penisola Sorrentina, chiuse perché non so cosa sia successo. È una cosa allucinante, devono fare la gara, quindi se è vero forse per fine mese vengono riattivate le gallerie, non vi dico cosa è la mattina e la sera la strada di Castellammare per gente che deve andare, è assurdo, purtroppo in Italia siamo pieni, strapieni di burocrazia, ecco qua, di questa è la colpa. Presidente, una domanda che la voglio fare. È contento di questa classifica? Si aspettava questa classifica? Io penso che la Juve Stabia dovrebbe attestarsi a fine campionato fra il quarto e il sesto posto, sì. Questo, diciamo, è quello che io penso. Poi, al momento, considerando il fatto che abbiamo giocato quasi sempre fuori casa e con questi torti arbitrali siamo ancora nei play-off, sono contento. Insomma, c'è ancora l'opportunità per poter risalire. Noi, Presidente, la ringraziamo ovviamente per aver partecipato. Ringrazio io voi per avermi dato la possibilità di, diciamo, di porre alcuni problemi. Ma va bene? Anche altro, noi l'aspettiamo anche nei nostri studi. Le facciamo un grande in bocca al lupo e ci risentiamo presto. Crepi, buona serata. Lupo, e vi auguro buon lavoro. Arrivederci. Grazie, arrivederci. E allora abbiamo sentito un presidente Magnello abbastanza... Noi ci lamentiamo degli arbitri ogni settimana qua, infatti. Quindi sta dando praticamente ragione, no, ci sta dando praticamente, anzi mi fornisce il terreno per dire, non so, una partita l'assistente non so che cosa abbia visto di regolare, poi scusa, quando un assistente, no, ti
alza la bandierina, il regolamento dice che se è sicuro deve rimanere alzata, perché se tu la abbassi e l'arbitro non la vede, ti mostri la tua insicurezza e l'arbitro dà, in questo caso ha dato il gol. Se invece lui l'avesse tenuta alzata, l'arbitro era o diceva l'arbitro abbassa, mi prendo io la responsabilità, oppure in quel caso l'arbitro sarebbe andato dall'assistente per chiedergli il motivo per il quale ha alzato. Quindi queste cose, però, se tu la alzi e la abbassi, mi fai capire che sei insicuro e trasmetti insicurezza all'arbitro. Purtroppo non è solo la classe arbitrale scarsa, ma anche gli assistenti. Infatti l'arbitro che vedremo nei flop dopo va nei flop l'arbitro, perché l'assistente numero uno, non voglio anticipare nulla, là c'è un fuorigioco netto e lui non l'ha segnalato. Ecco, quindi non solo gli arbitri, ma va, purtroppo poi ci vediamo, arbitri che dalla Lega Pro passano in Serie B perché hanno fatto 4 anni, perché devono passare, e poi in Serie B non giocano, fanno un anno, 2 anni e poi ritornano a casa. Voglio dire, noi dobbiamo anche dalla scuola arbitrale iniziare, già dalla scuola arbitrale, a cambiare le cose in Italia, altrimenti se si fa sempre il raccomandato, quello è figlio di quello, e quello è figlio del presidente, e quello è figlio dell'osservatore, non si va avanti. Allora devono andare avanti i meritevoli, come il Lega Pro in Serie B, in Serie A, i giovani che devono giocare, devono giocare i giovani bravi perché sono bravi, non perché cacciano i soldi. Perché altrimenti. Non ti volevo chiedere dell'eliminazione dell'Italia, ma i temi sono questi, insomma, via via. Vabbè, l'ha detto il presidente, quindi. Lo ha detto il presidente, infatti, ma è indubbio che è un'eliminazione che va a toccare non solo il campionato di Serie, ma va a toccare l'intero movimento calcistico e soprattutto i campionati minori, lì dove non vengono e non riescono ad emergere particolari tipi di atleti che poi saranno utili per il futuro. Ma noi ci fermiamo a quello che è la nostra Serie C, quindi ci fermiamo a questi discorsi, però volevo comunque chiederti ancora, come detto in precedenza, il Tris, ritorniamo a Casertana Paganese, è un Tris che fa sorridere la Casertana, ma di sicuro serve a mettere un po' di polvere sotto al tappeto, sicuro non risolve tutti i problemi. Assolutamente. La Casertana, i problemi a Caserta ci sono, e lo so anche bene il direttore sportivo e il presidente. Devono necessariamente fare mercato, lo sanno bene, loro stanno cercando un attaccante, stavano cercando tra gli svincolati, stavano cercando di muovere qualcosa, chiaramente hanno chiesto anche qualche svincolato, ha chiesto molti soldi, e quindi loro sperano adesso a gennaio di trovare qualche giocatore disponibile. Quindi Alfa Game è un buon calciatore, però ripeto, non è costante. Lo stesso Rajčić è un giocatore che ha fatto veramente a calcio Rajčić, e purtroppo comunque vicino a Rajčić ci vuole un giocatore un po' più dinamico e quindi anche il centrocampo va revisionato, così come la difesa, quindi almeno un elemento per reparto urge. Parlare di Casertana Paganese vi permette di poter aprire anche una piccola parentesi. La settimana scorsa abbiamo parlato di Eziolino Capuano come il sogno della Paganese. Eziolino Capuano che invece ha firmato con la San Benedettese. Favo, così può dormire sogni tranquilli. Ha firmato con la San Benedettese, centrando anche la prima vittoria. Però va anche detto che Eziolino Capuano la settimana scorsa è stato completamente investito dai suoi ex giocatori del Modena, accusato, gli hanno puntato il dito contro. Lui intanto comincia questa esperienza molto positiva con la San Benedettese, sperando di non trovarsi nuovamente in difficoltà. Allora Luca, che ne dici? Cominciamo a concentrarci un po' sulla parte alta, su questa lotta promozione che inizia a diventare interessante? Perfetto. E allora, cominciamo a vederci le immagini di Catania Catanzaro, Matera Trapani, Monopoli Rende e Siracusa Lecce. Il Rende si conferma indigesto per il Monopoli, che si ferma per la seconda volta di fila. I pugliesi hanno mostrato nuovamente il fianco debole di fronte ai propri tifosi, incassando la prima sconfitta della stagione, restando a secco di vittorie dal 23 settembre. Ne ha approfittato il Rende per portare a casa il successo grazie al gol di Rossini al terzo della seconda frazione di gioco. Il Lecce ha sbancato anche Siracusa. Cinismo e condizione atletica sono stati i punti di forza della squadra giallorossa. La partita dei salentini non era iniziata benissimo con l'infortunio di Mancosu, che è stato sostituito da Zone, che alla fine sarà il migliore in campo.
La partita si mette subito bene per il Lecce, che passa al primo affondo con Armellino al 15esimo. Passano 7 minuti e arriva anche il raddoppio con Di Piazza su assist di Zonev dopo essere scattato sul filo del fuorigioco e aver saltato Tomei. Nella ripresa il copione non cambia e così i giallorossi trovano il tris col capolavoro balistico di Zonev, un tiro che va a finire all'incrocio dei pali. Sul 3-0 la capolista abbassa la guardia e il Siracusa ne approfitta per accorciare col colpo di testa di Catania sull'angolo di Mancino. Si concretizza oltre il 90esimo il pareggio per il Matera dopo essere andato sotto di 3 gol in 38 minuti. Il Trapani ha giocato una prima parte di gara da grande squadra, risultando insuperabile nel gioco aereo. La prima rete con Silvestri lasciato solo in aria, la seconda con una ripartenza di Marano, cross di Evacuo e testa di Maracchi. La terza con la deviazione di testa di Evacuo. I siciliani hanno fallito la rete del 4-0 in un paio di circostanze. Il Matera non si è perso d'animo e ha accorciato con Urso su calcio d'angolo di Giovinco. Lo stesso Giovinco, poco prima della fine dei primi 45 minuti, mette a segno il rigore della Speranza per un fallo di Fazio su Battista. La seconda frazione è stata meno spumeggiante, il Trapani ha avuto l'occasione per chiudere i conti e invece è stato il Matera a trovare la rete del pareggio allo scadere, sempre sul rigore decretato dall'arbitro per un fallo di Evacuo e trasformato da Giovinco per il 3-3 finale. Il Catania, trascinato da 11.000 spettatori, ottiene la terza vittoria di fila e continua la sua rincorsa a Lecce. Ne ha fatto le spese un Catanzaro rimaneggiato e mai pericoloso, se si fa eccezione per la rete sciupata da Letizia a 2 metri da Pisseri. Per il resto un dominio etneo con tantissime palle gol. Per festeggiare il successo però la formazione di Lucarelli ha dovuto attendere il decimo della ripresa quando Caccetta ha corretto in porta l'angolo corto di Di Grazia. Nel finale Ripa ha sfiorato il raddoppio dopo aver saltato anche il portiere avversario, ma la sua conclusione è andata a finire contro il palo. E abbiamo visto la vittoria meritatissima del Catania davanti a 11.000 spettatori. Mamma mia. Che è un grandissimo risultato per la Serie C, ma soprattutto la piazza di Catania comunque è abituato a numeri del genere. Però io ti devo provocare invece su Felice Evacuo. Gioia e dolore per questo Trapani, va ancora in gol. Lui è l'autore del fallo del calcio di rigore del 3-3. Trapani che si fa recuperare 3 gol per la seconda volta in casa. La prima volta è stato il Catanzaro, se non ricordo male. Questa volta invece è il Matera, ma soprattutto è la dimostrazione che un attaccante, quando va in difesa e prova a fare il difensore, alla fine danni. Fa danni, anche perché era proprio in entrata scomposta, in ritardo. Giovinco, che è un marpione in area di rigore, quindi non cercava altro che il contatto. È in ritardo, Evacuo, quindi rigore penso nettissimo, sacrosanto. Insomma, diciamo che protagonista nel bene e nel male, però io a questo punto chiedo, perché la situazione comincia a diventare, questo invece è il calcio di rigore di Evacuo su Giovinco, insomma è abbastanza netto, un'entrata veramente scomposta in tutto e per tutto, pallone rubato da parte dell'attaccante del Matera, non poteva essere diversamente, questa è la rete, era andato a saltare per la palla aerea, se l'è trovata tra i piedi e insomma si è vista tutta la difficoltà in fase di difesa. Invece io chiedo a Mario Ferdinandi, che è in regia, di poter rivedere nuovamente la classifica di questo campionato, di questo girone C di Serie C, perché a questo punto diventa molto interessante. Nel momento in cui riposerà il Lecce, che cosa accadrà con Catania e Trapani, che potrebbero trovarsi, il condizionale ovviamente è d'obbligo, potrebbero trovarsi a 28 punti il Trapani e 31 il Catania, quindi a 2 e 5 punti. Insomma, a quel punto il Lecce comincerebbe a sentire almeno il fiato sul collo del Catania, ma il Trapani resta un'altra temibile avversaria. Sì, un'altra temibile avversaria, anche se ripeto non credo che possa competere con Lecce e Catania. Chiaramente i salentini faranno il tifo per il Trapani, no? Perché chiaramente oppure per un pareggio, in modo che la classifica, quindi punti, anche perché ripeto, non è facile, è un turno abbastanza difficile il Catania col Trapani, dove viene da questa rimonta, no? Seconda rimonta stagionale, e quindi chiaramente deve stare attento. Catania che non può più commettere passi falsi, ne ha commessi già parecchi quest'anno, quindi deve cercare di
far su il derby col Trapani. E poi lo abbiamo già detto, Luca, insomma, parliamo di una realtà che porta 11.000 persone allo stadio. E come Lecce e Catania sono le squadre che in tutta la Serie C, in questo momento, tutto il rispetto di Alessandro, c'è anche il Pisa, chiaramente, c'è il Pisa, c'è il Padova, c'è il Vicenza, però Catania e Lecce forse hanno qualcosa in più rispetto a queste piazze delle altre piazze della Lega Pro, della Serie C. Per cui penso che Catania deve cercare di far suo il derby, avvicinarsi il più possibile a Lecce, perché siamo ancora alla 14ª giornata, quindi mancano tantissime derby giornate. Che però, Luca, non è ancora la prossima ci sono ancora incroci diversi, ma arriverà il momento nel quale proprio quando giocheranno Lecce, certo giocherà, assolutamente sì, a quel punto, insomma, quando giocheranno tra di loro, a quel punto i punti cominceranno a diventare veramente pesanti. Ma prima di arrivare a questa sfida ci sono ancora incroci molto molto interessanti. Così come è interessante a questo punto la vittoria del Rende sul campo del Monopoli, che cade per la seconda volta, cade per la prima volta in casa ed è diciamo tra le protagoniste di questo campionato. Rientra anche la formazione calabrese, che non avrà grosse qualità ma diventa formazione ostica in tutto e per tutto. Guarda, io ho visto a Ter Rende, a Pagani non è piaciuto. No. Cioè, come fa a giocare a calcio? Quanti punti ha Rende? Non so. Rende a un bel po' di 20 punti. 20 punti, cioè, questo è il campionato delle Serie C. Quindi, ragazzi, è inutile che diciamo. Questa non è soltanto questa che è successo, no? In Italia, ecco, tu dici vuoi riparare il fatto che l'Italia è uscita ai mondiali, anche qui c'è il campionato scarso. C'è il Monopoli che perde, le Rende che oggi ti vince poi ti perde, cioè non c'è equilibrio. Allora ripeto, fatte eccezioni di lo diciamo sempre, di 3-4 squadre che hanno avuto la possibilità di fare mercato, il resto sono mediocre, tutte mediocre. E sì, c'è quelle più fortunate che vince la domenica con rigore, cioè quelle che vince con un tito, però il campionato è scarso perché ci sono solo 3-4 squadre che hanno investito, tipo Cosenza, tipo Trapani, Catania, Lecce, forse anche il Catanzaro, ma il resto, ma cosa hanno? Non hanno niente, cioè hanno tutti i giocatori che sono hanno sempre giocato, ma sempre in squadrette, tra virgolette. Quindi no, la Paganese non ha a Cesarette, sì, però è saggio, ormai ha fatto il suo, non ha un calciatore come per esempio il Catania, ha la forza, la possibilità di tenere Ripa in panchina, di tenere, abbiamo detto anche l'altra volta, Mazzarani in panchina, Biagianti, Lodi, cioè stiamo scherzando. Quindi questo è quando uno investe su un investe, è chiaro che è normale che poi le squadrette piccole fanno fatica, ed ecco perché ho detto prima, il campionato è molto livellato verso il basso perché c'è tanta mediocrità. Quindi non mi sorprende che il Rende vada a vincere a Monopoli, oppure il Monopoli possa andare a vincere con la Paganese, oppure la Paganese possa andare a vincere a Catanzaro, voglio dire, perché il campionato è appunto fatta eccezione, ripeto, di queste 4-5 squadre, poi sembra proprio cioè, regna la mediocrità. Questo è il mio... Non voglio offendere nessuno, però penso che non ci siano questi grandi campioni le altre squadre. E andiamo a guardare anche la parte bassa della graduatoria, perché nel contempo, dopo il pareggio senza reti contro il Bisceglie, l'ennesimo pareggio per la Fide Alessandria, salta la panchina di Loseto e adesso si cerca un nuovo tecnico. È stato preso? Papagni. È stato preso, cioè, vedete, Aldo Papagni. Vedete, Papagni, ecco, un'altra cosa. Che rientrava comunque nei papabili per poter, tra Costantino Ugolotti... Perfetto, tra i tanti. Papagni. C'era Papagni. Ma Papagni che lo scorso anno a Taranto l'hanno cacciato, a Cavolo caccia, a Tornunziata fa male. Cioè, voglio dire, e sono sempre gli stessi. Cioè, fate... Allora, perché vogliono risparmiare? Perché non possiamo mantenere due allenatori? Papagni al limite è pugliese, quindi non ha il problema del vitto alloggio, si porta, e questo è lui, allora, perché il campionato è scarso, i presidenti, giustamente quest'anno non si retrocede, non ci sono quattro che vanno a fare i playout, cioè voglio dire, è uno tende la fortuna, mi va bene, perché devo investire se chiaramente poi il mio obiettivo è quello di rimanere in Serie C, prendo 11 giocatori che mi possano tot e faccio la squadra, è semplice. Noi comunque facciamo l'in bocca al lupo a mister certo, Papagni, certo, per certo, questa avventura. È un signore del calcio, Papagni. Questa avventura difficile sulla panchina della Fide Alessandria. Allora, cominciamo, Luca, con tutta questa serie di schermate che ci attendono.
Cominciamo ovviamente dalla classifica marcatori, vediamo un po' che cosa è successo in questa settimana. Lo abbiamo detto, Di Piazza a questo punto sale in vetta con Genchi, non ha segnato questa settimana con il Monopoli. Di Piazza invece va in gol e sale a 7 reti, così come anche Saraniti arriva a 6 gol. Alfa Gemme sta continuando a segnare tantissimo e lo abbiamo detto precedentemente, in questa classifica esce fuori ma ha comunque 4 reti lo stesso Simeri, che è stato oggetto di questo episodio sfortunatissimo nel sottopasso del San Vito Marullo, una scivolata con tanto di botta alla schiena e ha dovuto alzare bandiera bianca. Quindi, come detto, parte questo testa a testa tra Di Piazza e Genchi. Non ci si aspettava Genchi, non tanto per le proprie qualità quanto per il fatto di giocare in una formazione come il Monopoli. Invece molto più facile per Di Piazza arrivare davanti alle porte avversarie e poi dimostrare di essere l'attaccante che è. Per cui, insomma, Di Piazza diventa il candidato numero uno alla vittoria di questa classifica marcatori in questo girone C di Serie C. Andiamo a vederci anche la top 11, i migliori 11 giocatori di questa 14ª giornata. Cominciamo ovviamente dal modulo, non poteva essere diversamente. Luca Esposito è abbonato ai 3-4-3 o ai 4-3-3? No, perché io cerco di premare quando più possibile, più attaccanti possibile. Ecco perché cerco di... No, perché sono proprio... nella vita offensivista, però, no, però diciamo che sei essere difensivista, però io di questo caso cerco di premiare gli attaccanti. E andiamo a vedere la formazione scelta questa settimana. Tra i pali Mauro Antonio della Fidelissandia, comunque grandissimo protagonista nel pareggio, sì, contro il Bisceglie che avrebbe meritato addirittura la vittoria, ma ha trovato un muro davanti, anzi un Mauro Antonio davanti, no, ha trovato in questo momento. Difesa 4 con Bey del Monopoli, Cosenza del Lecce, Tedeschi del Catania e Prestia della Virtus Francavilla. Centrocampo con Bruccini del Cosenza, Urso del Matera e Caccetta del Catania. In avanti Rossini, match winner della sfida contro del Rende, Giovinco ovviamente del Matera e Marotta della Casertana, che ha segnato la prima rete stagionale con la maglia rosso-blu. Va in panchina mister Mattei, che è il protagonista di questa rinascita del Racing Fondi, formazione che insomma sta risalendo la china velocemente e che la prossima settimana si butta davanti alla Paganese con la possibilità di poter prendere questi ulteriori 3 punti sul campo di una formazione che, come detto precedentemente, ha grosse, grosse difficoltà. Prima di andarci a vedere, qualcosa aveva già anticipato Luca Esposito per quanto riguarda i top e i flop degli arbitri. Ci dobbiamo vedere, Luca, però la top 3 dei gol più belli di questa settimana. Ho la sensazione che qualcosina che abbiamo già visto la rivedremo tra i gol più belli di questa settimana. Quindi godiamoci la top 3 e poi andiamo avanti. Top 3 che premia Zonev davanti a Di Piazza, entrambe del Lecce, e poi Alfa Gemme. Però va detto qualcosina, Luca, per questi 3 gol. Il primo, quello di Alfa Gemme, un bel gol. Avevo votato Marotta io. E avrebbe messo Marotta, avevo pensato anch'io a Marotta, però in questo caso premiamo Alfa Gemme anche per la continuità con cui sta cercando. No, avrei premiato Marotta, perché, come hai detto tu prima, primo gol, poi ha fatto un bel gesto tecnico e mi è piaciuto molto il gol di Marotta. Vabbè, poi, per quanto riguarda, comunque qualcosa da dire devi sempre trovare. Certo. Poi premiamo anche in questo caso il secondo posto sul gol di Piazza, ma in questo caso io premerei l'assist per, certo, il gol di Piazza. E poi, rivedendo le immagini, probabile che l'attaccante del Lecce fosse un po' più in là e quindi in posizione di fuorigioco, mentre il gol più bello, su questo siamo d'accordo, c'è Zonev, che ha dimostrato prima di saper prendere posizione e poi di sentire la porta. Quindi diciamo che parliamo di un giocatore poco pubblicizzato nel Lecce, è vero. Ma parliamo di un grande atleta. Scorso anno già a Lecce ha dimostrato di essere un valore aggiunto, un giocatore che
davvero mi ricordo, mi impressionò contro la Juve Stabia a Castellammare, fece anche lì un gran bel gol. È un giocatore, ripeto, che può, non so che cosa ci fa ancora in Serie C, però attenzione, si fa in Serie C, però sta anche in un grande club come Lecce, che lui ha ragionato bene, quindi se vinco il campionato il prossimo anno mi trovo, lui c'ha un altro anno di contratto appunto con i Salentini, il prossimo anno con l'opzione del rinnovo, quindi penso che potrebbe il prossimo anno già giocarsela in Serie B, un giocatore davvero, davvero bravo, e anche vedi che tiro, questo, se non hai tecnica non fai mai questo gol, un giocatore che vede la porta, un giocatore che davvero davvero molto bravo. Mentre per quanto riguarda il gol, tu dicevi, io prima ho detto gli assistenti distratti, in questo caso ecco, ha penalizzato un po' l'arbitro, l'assistente numero uno, dove qua c'è un sul passaggio del non so chi, mi sembra, se vediamo le immagini, vediamo anche poi chi è stato l'autore del passaggio. Possiamo rivedere la rete di piazza della sì. Top Thrill secondo. Intanto, ecco, spesso sono i direttori di gara che non vengono aiutati dagli assistenti. Sì, in questo caso non è stato aiutato dall'assistente, perché, ripeto, se noi vediamo l'azione, mi sembra, non si riesce a vedere, mi sembra Mancoso, dovrebbe essere che, sì, sul passaggio di Mancoso, che praticamente libera, vedi, in questo caso, mentre qui parte il pallone. Di piazza era già, non si riesce a vedere. Non si riesce a vedere, però dovremmo cominciare, ecco, a riuscire a capire un po' dall'ombra, sì, che si riesce, sì, a stagliare, vedi, in perfetto, mezzo alle due. Perfetto, perfetto. Dovrebbe essere un po' più in là rispetto alla coppia dei centrali, insomma. Sì. È qualche 10 centimetri più in là. Comunque l'assistente doveva essere più sveglio, non, anche perché questo mi sembra che era il secondo gol. E quindi la partita poteva avere altri svolti. Chiaramente l'assistente in questo caso non aiuta l'arbitro. Resta comunque la freddezza di Di Piazza nel, sì, saltare anche il portiere e andare in rete per l'ennesima vittoria del Lecce. E arriviamo poi agli amici di Luca Esposito, cioè alla top e flop dei direttori di gara. Ovviamente cominciamo con il cartellino verde, è stato premiato in questo turno di campionato come, diciamo, tra virgolette, migliore dei fischietti in questo 14° turno di campionato. È stato premiato Zanonato di Vicenza, arbitro della sfida tra Matera e Trapani. Due rigori nettissimi, su Giovinco erano netti. Insomma, nelle decisioni più importanti ha preso quelle più giuste, e alla fine diciamo che è stato l'arbitro che ha commesso meno errori rispetto agli altri. Invece il flop di questa giornata, Luca ne aveva già anticipato qualcosina ma non il nome, adesso il nome lo diamo noi, si tratta di May di Pesaro, che è l'arbitro di Siracusa. Lecce, sicuramente una giornata nera, storta, no, come no, la vogliamo storta, definire. È stato un no, anzi, in questo caso lui ha pagato l'errore dell'assistente e non si è preso la responsabilità, cioè, comunque vabbè, di non si poteva prendere la responsabilità, lui stava dietro, quindi chiaramente in quel caso poteva fare poco, poteva chiaramente per intuito dire abbassa, alza la bandierina, questo è fuori gioco. Chiaramente l'assistente ha valutato così e ha penalizzato appunto May. Insomma, un cartellino rosso che arriva al direttore. Infatti ho scritto rimandato May, proprio perché diciamo, non lo bocciamo del tutto, gli diamo casomai un cartellino giallo la prossima volta, perché paga colpe non sue. Noi, Luca, ci stiamo avvicinando alla parte finale di questa trasmissione. Come al solito, nella parte finale ci dedichiamo a quelle che sono le prossime sfide, specialmente delle formazioni campane, ma ci guardiamo anche tutto il turno di campionato, in questo caso il 15°. E quindi cominciamo con le sfide di questo prossimo turno. E partiamo con Acragas Fidelisandria, poi Paganese Racing Fondi, Sicula Leonzio Casertana, Trapani Virtus Francavilla, Juve Stabia Catania, Rende Matera, Bisceglie Monopoli, Lecce Regina, Catanzaro Cosenza, riposa il Siracusa. Allora, io adesso devo solo decidere se voglio farti innervosire adesso oppure se aspetto verso la parte. E allora cominciamo adesso. Parliamo in particolare della gara tra Sicula Leonzio e Casertana, partita che si giocherà a Catania davanti ai soli abbonati della Sicula Leonzio. Non vengono venduti biglietti ad altri tifosi della Sicula Leonzio, ovviamente non vengono venduti neanche i biglietti ai tifosi ospiti. Questa, per quale motivo? Cioè, allora, voi mi spiegate il motivo. Per quale motivo il Modena è stato estromesso dal campionato, radiato perché non aveva il campo, mentre l'Acragas
ha avuto questa, scusa, la Sicula Leonzio ha questa possibilità di giocare su un campo importante come quello di Catania. Cioè, il motivo, voi mi spiegate il motivo, per quale motivo Modena sì, Modena no e Sicula Leonzio sì? Fatemi capire. Cioè, ok, mi dite, ma quello ha vinto il campionato, non c'è secca niente, vinto il campionato. Tu sai benissimo che quando si vince il campionato devi essere in regola con l'impianto sportivo. Se non ha l'impianto, ma queste ma sono sempre sempre ogni anno, sempre le stesse cose. Facciamo le regole, ok, ragazzi, quest'anno va bene, diamo deroghiamo, il prossimo anno però chi non ha lo stadio non viene ammesso. Si fa punti a capo. Vabbè, quest'anno, il prossimo anno, e si fa alle calende greche, si rimanda. E questa poi siamo sempre che poi andiamo. E soprattutto per la punta d'iceberg. Anche i tifosi della Casertana della che possono seguire la squadra in una trasferta lunga, difficile contro un'avversaria che almeno tra le mura amiche è capace di poter dare fastidio a tutte. Poi rimaniamo sempre nella parte bassa, purtroppo per la Casertana dobbiamo parlare ancora di parte bassa di questo campionato. Parliamo, Luca, di una sfida tra quella tra Akragas e Fidelissandria. Comincia Papagni sul campo dell'Akragas in una gara tra ultime e penultime, insomma, quindi parliamo di una cioè questa è una gara dove io ho visto sia l'Akragas sia l'Andria. Quest'anno, ripeto, i soldi sono finiti. Il presidente l'ha fatto capire, Montemurro, ragazzi, i soldi, non c'è, tant'è vero che è stato costretta a fino alla quattordicesima giornata per esonerare Loseto, che chiaramente veniva da, ricordiamolo, l'anno scorso era l'allenatore della Berretti. Chiaramente, ripeto, anche qui la squadra non è male, la squadra. Ci sono giocatori come Barisic, lo stesso Felipe Curcio, che è un altro bel calciatore. La squadra c'è, chiaramente anche qui quando la società non è forte i calciatori capiscono, i calciatori vedono, intuiscono e quindi c'è un po' di malumore. Chiaramente l'allenatore adesso arriva Papagna, l'allenatore dove è un buon allenatore, è un allenatore stagionato, possiamo dirlo, no, penso non sia offesa. È uno che è bravo, una persona, diciamo che potevi dire esperto, perfetto. È una persona esperta, una persona è un professionista, perché bisogna dirlo, è un uomo davvero un uomo per bene. E chiaramente accetta lui tutto questo, o sarà perché questo gli offrono, però puntualmente poi diciamo non fa sempre belle figure. Io gli auguro davvero da quest'anno che possa risollevare l'Andria, ripeto, rispetto alle altre squadre, l'Andria forse rispetto all'Akragas, lo stesso Siracusa, la stessa Paganese, qualcosa in più sulla carta. Quindi non è proprio un compito così difficile e improbo. Penso che lui possa, ripeto, con l'esperienza giusta, possa tirar fuori l'Andria da questa classifica deficitaria. Saliamo ancora un po' di più, ma rimaniamo sempre nella parte bassa e parliamo di quella che poi potrebbe essere, come detto più volte, forse l'ultima spiaggia per mister Favo, che è la gara contro il Racing. Più adesso, quindi non c'è più, però ce ne saranno altri, credo. La sfida tra Paganese e Racing Fondi. Paganese che prima o poi una partita in casa dovrà pur vincere. Io penso che questa è la partita della Paganese, la partita, perché la Paganese in questo momento, quando è in difficoltà, queste squadre nostre, le nostre squadre campane, riescono a fare muro e riescono anche poi a risolvere i problemi. Quindi io mi auguro che questa sia la svolta, sia perché rappresenterebbe la prima vittoria interna della Paganese e sia perché potrebbe essere una svolta positiva per quanto riguarda il mister Favo, il quale in questo momento non ha perso un po' quella lucidità, no? Ha perso un po' quella caratteristica, no? Di dover fare, stava facendo, perché ricordiamo la Paganese stava facendo anche abbastanza bene, ha vinto anche qualche partita fuori casa, è solo che poi in casa ha perso un po' quella rotta che doveva praticamente riuscire a portarli in zone tranquille. È vero che comunque si tratta di una partita molto difficile con il Fondi che è in serie positiva da
qualche settimana a questa parte, quindi diciamo che non è l'avversario migliore per chi deve cercare di uscire dalle sabbie mobili della bassa classifica. Però adesso, Luca, ci concentriamo su quella che dovrebbe essere la partita più interessante di questo turno di campionato, ed è sicuramente la gara tra la Juve Stabia e il Catania. Anche in questo caso sarò a Castellammare, te lo dico, sì. Ah, sarai a Castellammare, perfetto. Quindi a Castellammare ti fanno entrare ancora per vedere le partite? Sì, sì, perché il presidente mi ha fatto elogiato, quindi ancora. Quindi insomma, hai porte aperte a Castellammare. Però a parte tutto, di che partita si tratta? Sicuramente, come per la Paganese, non è l'avversaria migliore in questo momento il Catania, però si gioca in un fortino che è completamente diverso rispetto al Massimino. Questo dovrebbe essere un punto a favore della formazione di Casella. Sì, anche perché la Juve Stabia deve pur vincere, no? La prima partita in casa, nel nuovo stadio, diciamo. Quindi chiaramente è la partita che ci saranno, penso, i tifosi sugli spalti, si augura che possano venire più numerosi rispetto alla prima, quando è stato appunto riaperto il Menti. E chiaramente la Juve Stabia deve, secondo me il compito non è difficile, perché in casa la Juve Stabia è una squadra che macina gioco, anche se, ripeto, la gara che vidi contro il Rende, no, che mi impressionò tanto, però spero che la Juve Stabia possa almeno fare un punticino, in modo che con questo punticino possa innanzitutto fare morale, perché ottenere un punto contro una squadra come il Catania può far bene. Ripeto, io ti ripeto, il Catania l'ho visto a Pagani, primo tempo scandaloso, come gioco non mi convince, lo dico, lo stradico. È come vedere un po' la Salernitana, no? La Salernitana ha molte individualità, così anche il Catania. Catania c'è Biagiandi, c'è Lodi, sulla punizione te la può risolvere, entra Ripa e Xegna, quindi voglio dire, è una formazione che bisogna, ci sono due ex tra l'altro, non so come verrà accolto Francesco Ripa, sono curioso, poi ti racconterò. Francesco Ripa, che se non si è lasciato bene con la Juve Stabia, e anche lo stesso Pisseri, che è stato il portiere di qualche anno fa, quando c'era in panca un certo Pancaro, panca in Pancaro. Quindi sono convinto che sarà una bella partita. La Juve Stabia ha tutte le carte in tavola per poter vincere e per poter fare risultato. Partita che si doveva giocare alle 16.30, sì, e invece si giocherà alle 14.30 per espressa richiesta del Catania, evidentemente per problemi di spostamento, comunque di aereo e quant'altro, quindi è stato chiesto di poter anticipare questa gara di 2 ore, richiesta che è stata accordata, per cui ricordiamo, la gara si giocherà alle 14.30. Altro discorso tutto da vivere, forse anche da vedere, è questo derby tra Catanzaro e Cosenza. Due squadre appaiate a 15 punti, una gara. Le due deluse, ma anche è un derby comunque sentitissimo, quindi ci sarà il pubblico delle grandi occasioni. Guarda, ti voglio fare un'altra cosa: Catanzaro e Cosenza, 15 punti. Rende, che tra l'altro è una neofita in Serie C quest'anno, 20. A 20 punti. Quindi il Rende, che doveva essere al limite al posto loro, vedi, perché, ti sto dicendo perché chiamate scarso. Perché. E come dico io, perché il Rende a 20 punti, chiaro, c'era sorpresa, però il Cosenza e Catanzaro, che hanno speso il 3 volte tanto rispetto al Rende, questo fa capire che il campionato è molto scarso, soprattutto molto scarso, soprattutto verso il basso, perché non esiste che il Rende, Monopoli, Siracusa, che davvero Siracusa ha fatto eccezione di Nicola Mancino, di Catania, come vogliamo chiamarlo, e di Liotti, che non è male sulla fascia, poi San Domenico, no, che abbia questi grandi campioni, e quindi però è al quarto posto, mentre il Cosenza, che ha giocatori, fiori di giocatori, ricordo tra tanti Baclé, giusto per citare qualcuno, invece Caccavallo, nella zona bassa della classifica, quindi così anche il Catanzaro ha giocatori importanti, quindi però ovviamente, ecco, vengono questi scienziati, l'allenatore non andava bene perché i risultati non erano incoraggianti, perché si era chiesta ad Erra, perché il Catanzaro è convinto, i dirigenti del Catanzaro sono convinti che il Catanzaro è dal primo posto, deve vincere il campionato,
E quindi il nono posto, quindi per il nono posto quando R fu esonerato, non era soddisfacente e hanno mandato via R per prendere un Dionigi, è un amico Dionigi, non allenava da 2 anni, hanno fatto un grandissimo errore, come l'hanno fatto anche a Cosenza. Cosenza non può pigliare Braglia, che ha fatto, che lo scorso anno ad Alessandria ha distrutto una piazza. Ricordiamo, l'Alessandria era 10 punti dalla Cremonese, nessuno avrebbe mai... Io personalmente non avrei scommesso un centesimo sulla vittoria della Cremonese, quindi io non l'avrei mai preso a Braglia. Braglia ha fatto bene solo quell'anno a Castellammare e a Pisa, in tutta la sua carriera. Insomma, una gara comunque da vivere in tutto e per tutto, anche per questi motivi. L'ultima cosa che ti chiedo, Luca, molto brevemente, guardando quelle che sono le sfide del prossimo turno, sembra che tutto possa andare a vantaggio del Lecce, che potrebbe scappare addirittura, perché tra le tante altre squadre l'unica che dovrebbe avere almeno sulla carta la sfida più agevole. Il Lecce aspetta la Via del Mare, la Regina, non dovrebbe avere grossi problemi, una formazione che ha le qualità dei giallorossi, e in attesa anche di sapere poi quello che accadrà tra Juve Stabia e Catania, quindi c'è tutta l'opportunità per poter scappare in classifica, mettere un bel solco tra sé e le altre e poi aspettare anche il turno di riposo con maggiore tranquillità. Sì, il turno favorevole ce l'ha il Lecce, il quindicesimo, ripeto, arriva una regina che ha riposato, non è che una squadra, anch'essa una squadra molto, diciamo, fatta a costi zero, con tante valorizzazioni. Quindi chiaramente il Lecce ha sulla carta la possibilità di poter aumentare il gap proprio col Catania, se dovesse appunto non fare punti a Castellammare. Siamo arrivati, come detto, alla fine di questa nuova puntata di Focus Serie C. Ovviamente io vi invito sempre a non cambiare canale, perché c'è ancora da vedere Fidelissandria Bisceglie, Virtus Francavilla Acragas, Racing Fondi, Sicula Leonzio. Però io devo ringraziare, prima di salutarvi, Luca Esposito e dargli l'appuntamento alla prossima settimana. Soprattutto goditi questa partita della Juve Stabia dal Menti. Ci ritroviamo però la prossima settimana. Mentre per quanto riguarda Focus Serie C, ovviamente l'appuntamento è per mercoledì prossimo. A me non resta che salutarvi ed augurarvi una buona prosecuzione di serata con i programmi di 8 Channel 696. Buona serata a tutti. Buonasera. Prosegue la serie positiva del Racing Fondi, che infila il quarto risultato utile consecutivo e inguaia la Sicula Leonzio, che adesso è in crisi. Tra ballarigoli, in tribuna è stato visto Zeman Junior, che potrebbe rappresentare il successore. Botte risposta nel finale di primo tempo, è stata la squadra siciliana a passare in vantaggio con una conclusione dai 30 metri di Marano. Prima dell'intervallo, dopo una punizione di Nolè, è sbucato Ghinassi, che ha pareggiato. Nella ripresa il Fondi è apparso più deciso dell'avversario e ha ottenuto il successo con la deviazione vincente di Addessi. Un solo brivido sul finale per il Racing con Corvia, che ha salvato sulla linea l'ultimo tentativo dei siciliani. Solito pareggio della Fidelissandria, che ha mancato ancora l'appuntamento con la vittoria col Bisceglie e ha rischiato di perdere addirittura il derby. A fine gara salta Loseto, i papabili alla sua sostituzione sono Papagni, Costantino, Diana e Ugolotti. Primo tempo con poche emozioni, brivido solo sulla conclusione di D'Ancora, deviata sotto la traversa dal portiere dell'Andria. Subito vicino al gol la Fidelis nella ripresa con Nadarevic, ma è stato solo un episodio. Allo scadere Mauro Antonio ha dovuto compiere gli straordinari per respingere le conclusioni di Partipilo, Risolo e Azzi. La Virtus Francavilla vola al quinto posto, sblocca Saraniti al 42esimo della prima frazione di gioco con un colpo di testa su calcio d'angolo. Nella ripresa la squadra di D'Agostino cala e l'Acragas ci prova senza però trovare il pari. I siciliani, pure in 10, hanno chiuso il match con la rete del raddoppio siglata da Madonia. Thank you.